Buongiorno ragazzi, per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Volevo ringraziare Claudio Cangini che mi ha fatto un regalo, mi ha fatto arrivare questa, me l'ha fatta lui. Si vede Claudio che l'è fatta con amore questa maglia, guarda che bellezza. Grazie Claudio, bellissimo regalo, ho apprezzato molto. Come ho apprezzato molto il gol di Lautaro Martinez, molto più criticato di Taremi addirittura. Lautaro Martinez è un King Lautaro, è King Lautaro, 134 reti, miglior marcatore straniero della storia dell'Inter, il resto è fuffa, è grasso, guadagna troppo, non ha più stimoli, il resto è fuffa. Quello che conta sono i numeri. Quello che conto sono i numeri e a livello numerico Lautaro Martinez è un giocatore indiscutibile. È vero, durante l'anno a quei periodi dove magari non segna moltissimo, ma se segnasse tutto l'anno Lautaro Martinez sarebbe un giocatore da 500 milioni di euro. Non è un cyborg. Il problema non è Lautaro che non segna, il problema è che c'è gente che non riesce a segnare. Oltre Lautaro, Martinez e Thuram in attacco, perché ieri, se io devo analizzare la partita di Rosario, Rosario e Taremi chiamato in maniera colorita, fa il primo. Allora, se vogliamo guardare il lato positivo di ieri sera, c'è stato il primo tiro in porta della stagione di Taremi. Peccato, è stato fatto a gioco fermo dopo il fischio dell'arbitro. 23 minuti di nulla, viene giù, cerca la palla due volte anticipato, perde due palloni, cioè. Noi abbiamo bisogno di una terza punta perché con due punte non andremo da nessuna parte, ragazzi. E in fase offensiva, Taremi lo possiamo lasciare in panchina e ti spiego anche perché. Perché sia Frattesi che Zielinski, da subentranti, in fase offensiva possono fare molto, ma molto più di più del giocatore iraniano che sembra uno, ve lo ricordate il programma Campioni? Sembra un giocatore di Serie D buttato nell'Inter. Campioni con allenatore Ciccio Graziani. Te lo ricordi? Ecco, uguale, spiccicato. Lui sembra un giocatore di quella tipologia lì, un po' come diceva Mario Inter, che saluto. Quindi in fase offensiva, e i numeri lo dimostrano, perché se guardiamo quanto ha giocato Frattesi e quanto ha giocato Taremi, non pensate Frattesi abbia giocato molto più di Taremi, solo Frattesi segna, quell'altro fa il primo tiro in porta il primo novembre, dopo 2 minuti che l'arbitro ha fischiato. E questo è il problema. Ci serve una terza punta. Te lo ripeto, sembra un giocatore di Serie D catapultato all'Inter. Ci serve una terza punta come ci serve un centrale. La partita di ieri, bene, inizialmente avevamo delle difficoltà a bucare la loro difesa perché comunque l'Empoli era messo benissimo in campo. L'Inter giocava ad un tocco, massimo due, per cercare di trovare spazi, ma non era semplice fino a quando Ticus fa impazzire un difensore perché quel difensore georgiano dell'Empoli impazzisce, gli fa quel fallo killer e viene buttato fuori. Da lì per noi la partita è in discesa. Tra l'altro, tornando all'iraniano, perché ormai dobbiamo tirare la somma, siamo a novembre, entra in una partita in discesa con un uomo in più, ma non riesce a fare un tiro in porta. Perché a me, ragazzi, se l'attaccante corre. A me se l'attaccante corre non me ne frega una se l'attaccante deve tirare in porta! L'attaccante deve tirare in porta! L'attaccante deve tirare in porta! E noi non ce l'abbiamo oltre quei due là. Non abbiamo nessuno. Allora, se ti serve qualcuno che ti faccia qualcosa in fase offensiva, Inzaghi, Frattesi o Zielinski, perché i numeri parlano chiaro, soprattutto per Frattesi, che vede molto più la porta di Taremi. Parrucca, stiamo arrivando, attenzione. Parrucca, stiamo arrivando. Dove volevi andare con il cinese, Parrucca? Parrucca, stiamo arrivando. Stai attento perché ora c'è da giocare anche uno di noi. Parrucca, stiamo arrivando. Ti tiriamo giù per il parrucchino ora te dal primo posto. Che sei lì grazie a errori arbitrali, a calendario facile. Parrucca, stiamo arrivando. E Lautaro non si discute. I giocatori da discutere sono altri. 134 reti, miglior marcatore straniero della storia dell'Inter. Boom! Ciao. Amico.